fermo. Ah! Vabbè, facciamo così. Mi fermo. E che cazzo? Hola, Yas Family, qua Pepius. Ciao. Siamo arrivati a 400.000 iscritti. Yeah. Quindi, prima del prank, per festeggiare, che anche il prank è un bel festeggiamento perché è un prank a Graziana, no. Quindi... tra l'altro fa sempre tanto caldo. Oggi c'è il vento. Per festeggiare, le cicale ci stanno cantando questa canzone. Per chi di voi si ricorda e ci segue da più tempo, noi di solito festeggiamo con... i trick and track. Sì, gli sparacoriandoli. Però così festeggia Graziana con gli sparacoriandoli. E proprio per questo ho portato questa, per pulire i trick and track che escono. È proprio diventata la Befana ora, con la scopa. Invece io, dato che siamo arrivati a 400... e ci tengo alle origini! Ho portato un'altra cosa. Signori, buonasera! Ho 6 piatti che ho scritto sopra 400.000! Sì! Auguri per la Yas Family! 1, 2... Io? L'ho fatto io! Sì! Auguri! Auguri! Ma ora partiamo con le cose serie. Io partirei con lo zero, che è quello che valgono gli haters. Così, what do you think? Yas Family! È stato epico? Sì. Madonna ragazzi, grazie che spacco un piatto. Questo è il lancio alla Pepios. Ringrazio mamma Yas per averci donato i piatti di casa nostra e oggi non mangiamo. Se arriviamo per Natale a 500.000 iscritti, compro una vagonata di piatti e li spacchiamo tutti. Tutti! Per la Yas Family! Auguri, capo canale! Ora diamo il buon esempio e pulisci! E passiamo al prank! Bella raga! Raga, se volete vedere Graziana che pulisce, mi raccomando passate da Instagram perché vi metto le storie. Ora Yas Family, come avete visto prima, abbiamo festeggiato per i 400.000 iscritti. E ora è appunto arrivato il momento di fare uno scherzo abbastanza tranquillo a Graziana, ma non troppo. Oggi andremo a registrare a casa un video con tutta la Yas Family che probabilmente avete già visto, dove andiamo a mangiare in un minuto cibo del McDonald's. Quindi stiamo andando al McDonald's a comprarlo, però ho intenzione di fare robe strane con i freni della macchina. Quindi quando Graziana andrà a bere, perché andremo a prendere anche delle cose da bere, cercherò di frenare in modo che lei lo prenda completamente addosso. Non lo so se avete capito, è più facile da guardare che da capire. Considerate che ho anche preso un asciugamano da mettere sul sedile, così i miei non mi ammazzano completamente. A Graziana dirò magari che abbiamo lavato la macchina. Mi invento una cretinata, è l'ultimo problema quello. Hello! Ciao! Stiamo andando a comprare la roba per la challenge del McDonald's. Finalmente sì, papà. Allora, considera che dobbiamo per forza fare una cosa veloce, sia per il caldo che io sto morendo oggi. Da morire. Soprattutto perché devo portare velocemente la macchina ai miei. Potevamo andare con la mia. Sì, ma la tua è più scassata di questa. Cioè, considera che ho i freni che stanno più là che qua. Cioè, stanno mezzi rotti. Tu sei impazzito. Lo so, non possiamo andare molto veloce. Dobbiamo andare piano piano. Ogni tanto prende e fa tutto. Vedi, tipo così. Se non potevamo andare con l'altra macchina. Ma dica, io c'ho i freni, vedi? Boh. Non potevamo andare con l'altra macchina. Non potevamo, perché anche l'altra sala è giusta del meccanico. Che cazzo! Stanno tutte robe, il caldo forte, non... vabbè, va. Sì, ma con tutti i soldi che si sta facendo il meccanico con le vostre macchine, no, va in crociera. Cioè, fa. Vabbè, ci arriveremo al McDonald's, non lo so. Io sto avendo le cose di calore, mi fai agitare. Lo so, pure io, ho paura che resti in mezzo alla strada con questa macchina. Lo so, però mi agito. Ci siamo raga, finalmente. È stato un viaggio duro, ricco di intoppi. Fa caldissimo. Sì. Ma io voglio cercare di aggiustare. Ma già come posso aiutarla?
Salve, senta, 4 Big Mac, 4 patatine piccole, 4 milkshake al cioccolato e i nuggets, sono quelli da 4, è sempre 4 anche di quelli. Poi altri 2 milkshake, uno alla banana e l'altro alla fragola. 40 e 40 centesimi. Ok, va bene, grazie. 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 Ciao. Senti tanto che non entra. Abbiamo preso 2 milkshake da assaggiare in questo momento. Graziana proverà quello alla banana. Non fate battute stupide, grazie. Cioè, mi rischio di sporcarmi la macchina. Campo. Stai attenta, grazie. Se mi sporchi la macchina, stai attenta. Che tu sei un po'. Manca un milkshake, mi sa. Me l'ha dato. Sfigato. Mi raccomando, mo che ti lauri, andrai a lavorare tu al McDonald's. Cosa? Dalli bene, milkshake. Rimetto su. Inizia tu perché io devo guidare. Poi lo assaggio io. Secondo me, se tu non usi la cannuccia, beh, lo bevi direttamente, è meglio. Sia perché così le cannucce le usiamo per una prossima challenge, non si sa mai. E poi è inutile l'ambiente, le cannucce, vale la pena, devi usare le cannucce, cioè. Ma se sono quelle ecologiche. Sì, ma vale la pena, bevi. Ma scusa, non usare la cannuccia. Sono quelle biodegradabili, non inquino niente. Ma non usare la cannuccia, perché va. No, piuttosto è questo il problema, che se è tutto. Onesto, sì, togli quello, non serve, dà fastidio. La gamba, mi sono sporca. Basta che non mi sporchi la macchina, grazie, mi raccomando, che questa qua veramente i miei mi uccidono se la sporchi. Che abbia inizio il divertimento. Ah, piano. Sto andando pianissimo. Tutta la curva. Oh, è sciopero. E la curva, che vuoi da me? Molto dolce. Ragazzi, mi dispiace se ogni tanto vedete la macchina in sti video un po' fatti così con la macchina che è, però non ci posso fare niente. Purtroppo è il dovrebbe essere l'iniettore laterale destro della parte del motore. E sotto c'è una calotta. Se si rompe la calotta, la macchina si inghiozza, capito? Soprattutto se si rompe. Vabbè, ma che sono cose che sanno tutti, cioè per forza lo sanno. Dalla. Grazie, mi dispiace, riesci a bere però senza far. Sì, perché qui è ghiacciato, non. Cioè, per questo non riesco a bere. Madonna! La mano! Grazie, per favore, non mi sporcare tutto, dai! Madonna, fai la seria. Dai, che meno male che sta il coso a terra, là, l'asciugamano. Sennò se non sei in grado non bere in macchina. Ma vedi che sei tu che hai fatto. E c'è un cane! Però se magari rallenti un po', che non è che devi fare Schumacher. Schumacher. Mi dà. Oh. Mi dà? La curva. E che vuoi da me? Oh, è assurdo. Sì, ma se già c'hai la calotta. Mi chiama calotta a destra dell'albero. Vabbè, motore. La calotta dell'albero motore a destro. Rallenta. No, finisci, che poi lo bevo io il mio, tanto non ci vuole niente, se guido. Cioè io le so fare due cose differenziate. Ah! Abbiamo preso i Big Mac, stavano? Sì, stavano. Madonna mia. Vabbè. La festa è sorta. Elena! Oh. Dai, cioè guardate! Ma ti sembra normale, oh! Ma io non lo so, la macchina! Ma prima di tutto è il mio vestito, sì, ma chi se ne frega del vestito? La macchina, cioè. Capito? Non è che siccome è un appunto, tu devi fare. Mangi dove vuoi, fai la cacca dove vuoi in questa macchina. Cioè, un po' di rispetto per le persone che non possono permettersi una Porsche. Ma non ho detto niente, io non ho fatto. No, vuoi vedere se entravi nella macchina di Cristiano Ronaldo se facevi sei cose. Soltanto perché la macchina è la mia, allora ci permettiamo. Ah, bravo. Oh! Scusa, stavo applaudendo. Vado piano piano, grazie. Così non abbiamo. Sì, però no, datti una mossa, non è che. Vabbè, se te lo vuoi finire, finiscitelo. No, non è che dobbiamo stare 6 anni più che altro. Grazie. Per arrivare. Le cose giuste, cioè, se tu poi non sei in grado di finirtelo, io mi fermo. Ah! Ah! Grazie alla macchina! Ah. La macchina! Come faccio? La macchina! Mo tutta bianca diventa! Non è la macchina il problema, la macchina è io che ho! Frappè alla banana in posa, non dovrebbe stare il frappè alla banana! E che è colpa mia? Guarda, stai sporcando tutta la macchina! Tia, non sai fare niente, oh, non sai manco bere un frappè!
Cioè, con la macchina che fa il tagadà, mo è colpa mia. Sì, perché sto andando qui apposta per te. Cioè, non ho parole. Ci vuole il libretto di istruzioni pure per bere un frappè in macchina. Dovore, puoi accostare. Accosto. Oh, ancora! Ma puoi accostare, che vuoi da me? Cioè, raga, guardate come sta combinata Graziana. Cioè, rendetevi conto, c'ha 25 anni. La smetti? Pulita? Mo ti faccio vedere come si riesce a guidare e a bere senza fare bordelli. Guarda, non è che ti sei sporcato. Non è assolutamente vero. C'è un signore seduto c***o. Oh mio Dio. Oh, c'è un dosso? Oh. Solo che qua mo io mi sono perso, non riesco più a capire dove siamo. Tu hai idea? Vabbè, facciamo così, mi fermo. E che c***o, beh? Oh, no, però, la macchina, grazia! E come si fa? E mettiti un vestito assorbente però! Cioè, metti quelli tipo i kiwi! Cioè, non puoi farmi queste cose sulla macchina! Stai zitto! E non è possibile! Boh, sei stato tu a dire a me, sei stato tu! Io non lo so, non lo so se è normale, non lo so! Stai zitto! E no, non sto zitto, è colpa tua! Cosa, mantienimi questi per favore! Chiudi là, così apro l'aria calda, almeno si asciuga! Chiudo la macchina. Raga, io sono la Graziana dietro tutta bagnata. Raga, poverina, guardate. Oh mio Dio, quanto mi dispiace. Prego, salga su. Volevo far asciugare la mano. Pensavi che ti abbandonassi qui. Se mi fai così cattivo, prega. Graziana. Benvenuta su Pepios Prank War in edizione limitata. Se ti piace Pepios, adorerai Pepios Prank War. La festa da sorta. Basta! Mia sorella non c'è fra nulla. Mi vestito! Sto tutta appiccicosa, ma come dobbiamo fare il video? Ti accompagno a casa e ti cambi. No, aspetterai 6 ore sotto al carro. No, ti prego, no, non lo fare, sì. Ti prego, no. La macchina non ha nessun problema. Non esiste una coppa anteriore del malalbero motore. Ero io. Non era la calotta. E vi sono tutti felici e contenti. Il primo prank di 400.000 iscritti. Viva la Yas Family. Bella raga, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Mi raccomando, sul canale non so quando uscirà questo video, quindi o mercoledì o sabato. Ciao belli.